L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione continua a portare avanti il proprio lavoro in smart working. Come confermato dal direttore Vincenzo Rivera, il personale lavora sulle pratiche da casa, a pieno regime, e i rallentamenti, a causa dell'emergenza Covid-19, sono legati alle attività dei comuni inevitabilmente condizionata. Perché i piccoli comuni, specie con le modalità smart working e non avendo accesso agli archivi cartacei, hanno difficoltà a riscontrare tempestivamente le richieste. Teniamo anche presente che tutte le forme di silenzio assenso oggi previste per le fasi endoprocedimentali, quindi per la fase comunale di cui stiamo parlando, sono sospese in virtù proprio dell'articolo 103 del decreto legge 18. La decorrenza dei termini riprenderà a partire dal 16 maggio prossimo. Tenga presente che ad oggi presso l'ufficio della ricostruzione ci sono in lavorazione 951 pratiche sulle 2028 complessive. Di queste 2028 circa 400 sono state definite tra accoglimenti, 951 sono in lavorazione. Di queste 951, la grossa parte, pari a 548, sono presso i comuni per i riscontri di cui le dicevo. 125 però sono presso i professionisti, la restante parte è diciamo in attività istruttoria di approfondimento da parte dell'ufficio. Quindi io mi auguro che dal 16 maggio, attraverso la fase 2, si sblocchino queste 550 pratiche di cui le ho parlato, per le quali una volta arrivato il riscontro del comune posso andare chiaramente a definizione procedimentale. Tra le ordinanze firmate recentemente dal commissario per la ricostruzione Legnini vi è la 94 sulle anticipazioni per professionisti per le pratiche depositate. Nel giro di 2 settimane sono arrivate all'ufficio 360 richieste, delle quali 141 sono state lavorate, ma non tutte finalizzate. Perché ci vogliono più delle volte delle integrazioni istruttorie che chiaramente i professionisti devono acquisire, e più delle volte non possono acquisirle proprio per i vincoli posti dai decreti legge che ho citato al movimento sul territorio o all'acquisizione dei documenti presso, non so, o i committenti o i comuni. Il direttore Rivera fissa infine l'obiettivo per il 2020. Io avevo detto sul finire dell'anno scorso che l'obiettivo dell'ufficio sarebbe stato quello di fare 1 migliaio di decreti entro l'anno, quindi avrei dovuto mantenere un ritmo di 80-100 decreti mese. E chiaramente l'emergenza epidemiologica ha portato i rallentamenti di cui stiamo parlando, però ciò nonostante stiamo mantenendo un ritmo molto elevato. Ad oggi i decreti tra concessione e liquidazione dall'inizio dell'anno ad oggi sono 272, credo, su 270, più di 270. Quindi insomma non stiamo molto lontano da quegli 100 decreti mese che io mi ero posto come obiettivo. È pur vero che sono intervenute le ulteriori incombenze di cui le ho parlato, cioè oggi processare altre 360 pratiche che entro il mese di maggio probabilmente arriveranno a 1000, perché tutti coloro che hanno una pratica depositata possono fare la richiesta di anticipazione. Questo chiaramente produce un rallentamento delle pratiche concessorie. Quindi insomma, ecco, l'obiettivo è quello comunque che le ho detto. Io vorrei arrivare a 1000-1200 decreti entro la fine dell'anno. Credo di riuscirci. Mi auguro insomma che finisca la fase 1 e si avvii la fase 2 per evitare quei rallentamenti di cui parlavamo poc'anzi.